8 tappe, 1200 partite da disputare, 1000 atleti in campo tra settore maschile e femminile. Questi alcuni numeri del campionato italiano IBVC di beach volley che farà tappa il 25 e 26 giugno prossimi a Roseto degli Abruzzi. Il mio messaggio è quello di mandare un messaggio sportivo positivo per i giovani, quindi vorrei che tutti i giovani fossero presenti. Il messaggio è quello della passione, determinazione, anche diciamo aggregazione, perché la cosa più importante oggi è questa. Il messaggio che io voglio mandare è assolutamente questo. Un messaggio importante anche prendendo spunto dai campioni della nostra regione. Assolutamente sì, abbiamo grandissimi nomi che ci rappresentano in tutto il mondo, non solo in Italia. Hanno appena svolto e stanno svolgendo la tappa nazionale, la tappa la World di Roma, e quindi insomma siamo orgogliosissimi sia dei giocatori che insomma dell'Italia, perché comunque è una grande rappresentazione per tutto il mondo, insomma, questi giocatori di beach volley. Realizzare questi eventi in estate possono essere, come dicevamo, da volano per far sì che poi queste persone possano arrivare a Roseto anche da turisti. Certo, noi tra l'altro inaugureremo proprio oggi il primo tratto del nuovo lungomare centrale che si trova proprio di fronte a dove si svolgerà questo torneo, quindi credo che il turista e lo sportivo che verrà a giocare, ma anche chi verrà a seguire, potrà apprezzare la bellezza di Roseto, potrà apprezzarne la grande vivibilità, la sostenibilità e potrà scegliere, mi auguro, nel prossimo futuro di venire qui in vacanza. Insomma, Roseto deve continuare ad essere la città perla dell'Adriatico.